Sodoma e Gomorra erano stati infestati di AIDS a causa dell'arma. Si accoppiavano con gli altri, cioè ragazzi, per quanto uno può essere totorrina, feroce, criminale, assassino, non ti accoppi con gli animali per fare figli. Si accoppiavano con gli animali e partorivano cani che mettevano incinta donne, maiali che mettevano incinta donne, maiali che facevano sesso con i gay. Non si poteva più sopportare quella situazione, ma non era tanto... Erano arrivati a quella scelta peccando nell'errore, ma poi non erano più loro. Quando il figlio di, il nipote di Abramo, Lot, andò, questi extraterrestri lo accompagnarono, loro, questa gente feroce, sanguinaria, tipo zombie, se no li avevano visti belli, cioè adesso facciamo tutte le orge che possiamo fare. E loro li hanno neutralizzati con delle sfere. Ma poi hanno distrutto la città. Perché quando Abramo gli dice, ma se ce n'è uno, Signore, per amore di quell'uno, che significa? Che non ce n'era nemmeno uno? No, significa, il significato dovete capirlo, altrimenti non ci capiamo niente. Significa che c'era una qualità di persone, Lot e la sua famiglia, purtroppo la moglie non lo ascoltò, che era immune dall'arma. Quindi Adoniesis, Adonai, gli dice, tu portati via queste persone. Che ne so, 20, 100, non è che la quantità non mi è stata detta. E gli altri li dobbiamo distruggere, perché non c'è nessuno, nessuno che significa immune. C'erano tutti gli abitanti di quelle due città, erano completamente contagiati dall'arbore e avevano perso la loro personalità, oltre ad avere l'AIDS e tutte le malattie venerie che causa la sifilide, poi l'accoppiamento con gli animali, partorivano davvero. Io ti lascio immaginare a te quando si accoppia un maialino con una donna che cosa partorisce. Ammesso che possa partorire. Beh, ho letto passi della Bibbia dove appunto le persone vengono ammonite che quel tipo di cosa non si fa. Certamente, certamente. E quindi la società della terra direi che è diventata peggio di Sodoma e Gomorra e non è stata distrutta, spesso mi fate questa domanda, non è stata ancora distrutta perché non è contaminata totalmente, cioè è in grado di scegliere. E finché questi esseri mi hanno detto una civiltà in grado di scegliere, noi aspettiamo anche se i reati sono peggiori.